Il pene o la vagina? Chi vuole partecipare? La signora. Da questa mattina fino a stasera la Galleria Principe di Napoli si arricchisce di eventi, mostre e spettacoli che vedono protagonisti le donne. È l'iniziativa Donnarte, promossa dall'assessorato ai giovani del comune con la seconda municipalità e la consigliera delegata alle pari opportunità Simona Marino nell'ambito della rassegna Marzo Donna Lazzare Felici. È un punto diverso rispetto alle solite iniziative che probabilmente si fanno sulle donne, chiuse in quattro mura, eccetera. Stamattina abbiamo sperimentato questa apertura al mercatino multietnico che si confrontava con pezzi di teatro contemporaneo come quello che avete visto, i monologhi della vagina fatta dalla compagnia di Margherita Romeo, che è un'attrice bravissima insieme a tutti gli attori e le attrici che si sono succedute sul palco. Gli appuntamenti in galleria proseguono nel pomeriggio insieme alla mostra Mercato Solidale Donne Migranti, realizzata in collaborazione con le associazioni che operano nel settore. Saremo qui tutto il giorno, soprattutto per raccontare percorsi di riscatto e di concreta risposta a quelle donne che fanno più fatica, ma sono quelle donne che oggi sono in grado di essere la vera risorsa di un sistema che mette al centro lo sviluppo della città, dedicato al territorio, all'artigianato, all'arte, alla cultura. La Galleria Principe di Napoli, che sta vivendo un progetto di rigenerazione urbana, non può non mettere al centro del suo processo di rigenerazione la dignità delle persone. Questa è un'iniziativa voluta dalla seconda municipalità. Come assessorato ai giovani abbiamo collaborato all'organizzazione. Rientra nel Marzo Donna della città di Napoli ed è un sistema contro il malaffare, la camorra. Per un giorno la Galleria Principe diventa Galleria Principessa di Napoli. Tante iniziative, tutte rivolte alle donne, la municipalità ha voluto dare questo segnale appunto un po' nuovo. Ringraziamo anche l'assessore Clemente che ci ha supportato con tutta la logistica e naturalmente non ha fatto mancare anche la sua personale convinzione e la sua personale presenza.